fare una domanda sul tuo ruolo in Scialla, dove interpreti una ex attrice pornografica divenuta produttrice di film hard. Volevo sapere come ti eri preparata per interpretare questo ruolo e se secondo te è più difficile interpretare ruoli impegnati in delle commedie oppure in dei film drammatici. Grazie. Guarda, io penso che sia più difficile fare la commedia invece dei film drammatici. Penso che per la commedia uno deve essere anche padrone della lingua. Come forse alcuni di voi sapete, io sono nata in Cecoslovacchia, per cui la mia lingua madre era lingua slovacca, per cui io quando sono venuta in questo paese ho iniziato a recitare in una lingua che non era mia. E fare la commedia sicuramente è molto difficile se uno non si sente, se non mastichi bene la lingua, quindi forse un ruolo come Scialla o come anche Immaturi probabilmente non mi sarebbe possibile fare 15 anni fa, quando ancora parlavo, non parlavo bene la lingua italiana, quindi questa è la differenza. Insomma, film drammatici sono spesso fatti di poche parole, si gioca molto sui silenzi, e quindi forse per me, io il fatto che ho iniziato con i film drammatici qui era l'unica strada, perché i personaggi parlavano un po' meno nei film drammatici. Come mi sono preparata per la pornodiva? ma in realtà il personaggio di Scialla, Tina, è un personaggio che è scritto molto bene. Devo dire che io ho appena letto la sceneggiatura, mi sono talmente innamorata del personaggio, non c'era molto da aggiungere, perché è la sceneggiatura scritta da Francesco Bruni, è talmente scritta bene che l'unico lavoro che c'è stato fatto era più sul mio look, sulla, diciamo, sull'esteriorità del personaggio.